Tornano gli appuntamenti con la prevenzione in comune. Gli studenti degli istituti superiori napoletani entrano nella sala della giunta comunale per una serie di incontri finalizzati ad approfondire le loro conoscenze in tema di contraccezione, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili ed HPV. È un format semplice, parla la lingua dei ragazzi. Noi cerchiamo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni, ma parliamo la loro lingua, cioè gli spieghiamo in maniera chiara e semplice quali sono i problemi cui vanno incontro non seguendo delle corrette regole di prevenzione. Questi ragazzi saranno ospiti attivi in trasmissione e saranno loro stessi a spiegare ai loro coetanei cos'è la prevenzione. Oltre alle spiegazioni, i medici offrono il loro supporto soprattutto per rispondere alle domande dei giovani, incoraggiando il dibattito e dando loro ogni chiarimento. Siamo riusciti a parlare di tematiche che generalmente non affrontano perché pensano di sapere già tutto e invece nella realtà hanno bisogno di dialogare con persone che hanno un minimo di esperienza in più, li si affacciano alla sessualità e quindi è giusto che capiscano l'importanza di una sessualità consapevole, che significa per prevenzione delle gravidanze indesiderate, che significa prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Questo vale sia per i maschi che per le donne devono imparare a capire che devono gestire in prima persona la realtà contraccettiva, che non possono affidarsi al partner maschile per la gestione della propria contraccezione. I primi a partecipare sono stati oggi gli allievi dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Saverio Nitti, che potranno contattare anche in seguito il professore attraverso il collegamento fra il sito del Comune di Napoli e quello della ginecologia del vecchio policlinico, per continuare il dialogo, porre altre domande ed ottenere risposte controllate. È questa grande volontà di conoscenza da parte dei giovani, specie sul tema della sessualità, che ovviamente è un tema molto sentito. Dobbiamo anche sottolineare, rendere più capillare l'informazione della vaccinazione anti HPV. È possibile vaccinarsi presso i consultori a partire dalla data di nascita del 97 fino al compimento del 18° anno di vita. Quindi grande sinergia tra le istituzioni, l'università, l'ASL, il Comune di Napoli, per poter, in un momento di grande difficoltà di accesso alle cure, per poter diffondere una sana e corretta informazione, un invito ai ragazzi alla prevenzione, perché maternità va bene, ma maternità consapevole.